Salve a tutti, sono Giuliano Guariglia, ho 38 anni, vengo da Quarto, un paese praticamente adiacente a Napoli. Mi occupo di comunicazione, anche se sono un architetto di formazione. E non so, oggi sono qui con questi due miei amici e mi faranno un po' di domande, quindi cercherò di rispondere in maniera molto diretta e sincera. Allora, diciamo che sono vari fattori che combinano questa mia scelta. Nel senso, è anche una questione di ritorno mediatico, sicuramente. Nel senso che comunque lavorando in comunicazione io ho necessità di mostrare anche a potenziali clienti e anche alle persone che attraversano, insomma, per caso il mio profilo, che sono in grado di creare contenuti che si posizionano bene sulle piattaforme. Il Vesuvio ovviamente è uno di quei trend che impatta subito, che lega subito empaticamente con sia col napoletano direttamente, anche in maniera trasversale, cioè nel senso che è una di quelle cose che non ha un'opinione, cioè non è una cosa politica oppure un gusto, un'espressione di diciamo una volontà personale, è una cosa che secondo me trasversalmente piace o non piace. Quindi o ti piace il Vesuvio o ti piace Napoli e quindi ti lega a questa immagine, o semplicemente switch, però non mi posiziona, diciamo, su argomenti che possono essere in contrasto con l'ideologia di qualcuno. Così. E poi anche che sono malato del Vesuvio, cioè, nel senso che un po' anche, mi spinge anche un po' a cercare sempre nuovi spot, cioè nel senso che la mia fotografia, quella che faccio per me, che poi non pubblico, non posso, è una fotografia d'architettura, essendo architetto, diciamo che più mi occupo di quello. Però diciamo, il cercare sempre nuovi spot da cui è visibile il Vesuvio in maniera diversa mi spinge anche a conoscere la città, andare alla ricerca sempre, alla fine, nei miei luoghi, non smettere mai poi di conoscere il territorio. Perciò apprezzo anche questa linea che mi sono dato. Tanto. Sono due processi simili ma inversi, cioè, a volte parto dalla canzone, cioè che mi faccio ispirare, ricerco quelle immagini che più possono allinearsi con quello che è il testo, o al contrario, a volte parto con quello che è un'immagine, mi ispira e poi ci scelgo, ecco, il testo sopra. Ovviamente il mio bagaglio musicale è molto più ampio, nel senso che cioè, vengo dal piano, ho tutto un altro tipo di orientamento anche, però sempre per lo stesso discorso prima, cioè fatto prima, ci leggo delle canzoni che possano evocare sentimenti nei napoletani. Cioè, c'è sempre una scelta ponderata, sempre comunque canzoni che sono del mio cuore, però se c'è una scelta sempre precisa di testi e di cantanti partenopei è per questo motivo. Beh, il mio sogno in realtà è in via di sviluppo, cioè nel senso che alla fine a me piace quello che faccio, cioè sono onesto, alla fine sono contento di dove mi ha portato questo percorso, anche perché ho lasciato l'architettura praticamente, proprio perché sono sfiduciato dal mondo dell'architettura, cioè non mi piace come si esercita la professione in Italia per tanta serie di problematiche. Dirottai verso questo discorso della comunicazione che mi è andato bene fortunatamente, quindi si può dire che tendenzialmente il mio sogno lo sto pian piano vivendo in un certo senso. Vabbè, sono legato ad alcuni film più che altro, piuttosto che a registi in sé. Finch, mi piace ad esempio Lynch, fare anche una sorta di rima. Vabbè, ma insomma una serie Iñárritu mi piace molto. Sorrentino, che approfitto per salutare, ovviamente non lo volevo dire come primo perché poteva sembrare abbastanza scontato, però sì, diciamo che apprezzo molto la fotografia nel cinema, quindi questi diciamo, annoverato, beh, i vari Kubrick, ci sono una quantità industriale, però penso questi, gli ultimi film che ho visto sono di questi registi qua, quindi. Non basta. Non basta però, vabbè, già Sant'Antonio in realtà è uno spot, cioè chi non c'è mai stato a Napoli qui è un po' la cartolina ideale, però ci sono tanti, tantissimi spot anche nascosti e diversi che non comprendono poi il Vesuvio e il panorama per il centro storico,
difficile per me dare, cioè io non amo molto il concetto di preferito oppure di unicità su queste cose, perché è sempre una cosa molto personale. Cioè io potrei dirti il mio posto preferito, però magari non si allinea con quelli che sono i tuoi gusti, i tuoi canoni, magari ti piace più l'antichità, il San Pietrino, piuttosto che il paesaggio, i palazzi, dipende un po' da quello che... Se almeno mi dici cosa ti piace, potrei darti un indizio. Il mio è Baia dei Due Frati. Baia dei Due Frati, che è una piccola caletta di via Posillipo, cioè che non si nota neanche se non la conosci. Sono delle scale praticamente strettissime e da via Posillipo si scende a toccare il mare. Ed è una piattaforma di 3 metri quadri. Cioè, nel senso, ci vai tu e basta, tu e un altro 2 persone al massimo. Come la descrivo Napoli con una frase? Napoli è complicata, perché potrei scegliere di presentarla nella sua bellezza con una frase, però è anche vero che ci sono una serie di problematiche che non è che devono essere trascurate. Quindi io sì, faccio un discorso di bellezza sulla mia pagina, perché penso che ci sono tantissime altre realtà che invece operano in un senso di critica, cioè che fanno un discorso di critica sulla città che ci sta, però appunto mi riesce difficile comunicarla con una frase, perché c'ha veramente tantissime sfumature, cioè inferno e paradiso sulla stessa strada praticamente, quindi è complicato muoversi tra queste due facce di questa città. Tre canzoni per riguardo della mia vita: Good Feeling dei Violent Femmes. Non dirò canzoni napoletane, anche se ci sono, nel senso che quello è una cosa a parte. Cioè il percorso musicale tradizionale napoletano è una cosa che ha un posto nel cuore ed è una musica secondo me completamente a parte. Poi magari facciamo 3-3. Poi vediamo un po'. Weird Fishes dei Radiohead, arpeggi in realtà. La terza, Give Me a Penny di Big Mama Thornton. Napoletane: Odissea della famiglia, Dove c'è il mare di De Crescenzo, e Terra mia di Pino Daniele.